Quando ci siamo conosciuti professionalmente era il 2016. È vero. Tu eri praticamente una cozza, eri stato distrutto dalla televisione. Sì, è vero. E io un giorno ti ho invitato nel mio ufficio e ti ho detto: ricordati che la tua vita sta per cambiare. È vero, no, ma è vero, perché io stavo partendo per Cuba, tu lo sai. Sì. Perché andavo per fidanzato. Ma l'avevo lasciato forse. Sì. Forse era alla ricerca di qualcun altro nuovo, non lo so. Io sono arrivato da te e mi batteva il cuore, che tu sei uno che mi metti molta associazione. Ma anche tu me ne metti. No, ma tu. Ma anche più. Tu me ne metti. Ma no, ma tu me ne metti di più. No, tu me ne metti di più, te lo giuro. Insomma, io arrivo pieno, apro la porta, sì. Lui davanti alla scrivania, sì. E mi fa: da oggi in poi tu lavorerai con me. E io dico: era il mio sogno lavorare con Piero Chiambretta, ma il sogno di tanti, di tutti. E dico: ma me lo dice veramente? Sì, ma io devo partire per Cuba. Dico: strappa il biglietto. E tu adesso lavori con me. Poi ho detto che cosa avrebbe dovuto fare in quel programma. E doveva fare il direttore del supermarket. Già. Ovviamente, considerato il fatto che lui aveva avuto una prima giovinezza lunghissima, poi si era un po' perso, perché la televisione è cannibale. Prende un personaggio e lo strizza. Al punto tale che aveva perso quella luce che Malgioglio ha da sempre. Quando lui arrivò lì a Mediaset, era un momento che non lo voleva più nessuno. Lui aveva fatto tantissima roba, ma tutta sfocata perché mal utilizzato, perché le star vanno utilizzate da star. Allora io dissi a Malgioglio: se mi permetti, ti cambio il look, ti scrivo i testi. Ti ricordi che le prime volte tu dicevi solo quello che io ti scrivevo? È vero. E poi gli ho rifatto tutta la playlist musicale. Tu devi diventare un cantante italo-americano degli anni 40, devi diventare un Luis Prima siciliano. Che me importa? No. No, non diciamo niente. No, non voglio che mi faccia l'intro. Ma normale, ma se lo fai dalla tua tonalità, per forza ti viene bene. È l'ultima puntata. Maestro, per favore. Deve cantare nella E allora cantatelo tu, figlia mia. Scusa, no, non cominciamo. Lasciamo cantare lei. No, allora. Lasciamo cantare lei. Un attimo, prego. Perché questo è un brano che io ho cantato con Omar Portuondo. Ancora. E io ci tengo in modo particolare. Allora, ascolti. Io conosco Piero Chiambretti, il genio. Perché esageriamo. No, il genio. Conosco un po' meno il Piero, sì. Non Chiambretti, sì. Il ragazzo Piero. Il ragazzo, ecco. Che differenza c'è tra Piero Chiambretti, personaggio, e il Piero di tutti i giorni? Di tutti i giorni. Non c'è praticamente la differenza tra pubblico e privato, perché io sono molto simile nel pubblico come nel privato. Anche se nel privato, come te, noi siamo persone tristissime. Noi vorremmo anche suicidarci. Ci sarà già capitato un paio di volte. Però si accende la luce e ci trasformiamo. Lui, per esempio, per fare questo ciuffo ha bisogno di almeno 10-12 componenti diversi. E non lo dice nessuno, perché è il segreto. È come quella famosa bevanda. La bevanda che non si può dire, la Coca-Cola, dire. No? Sì. Io penso che dentro ci sia anche della calce viva e della maionese. Io qui volevo presentarti Dolores. Dolores? Sì, Dolores, tu e la signora che lavora qui a casa mia. Un giorno mi si è rotto il rubinetto della cucina e io chiamo un idraulico, no? Perché sì. L'acqua mi usciva da tutte le parti. Sì. Questa ha preso una cotta per questo idraulico che non ti puoi neanche immaginare. Ma sai come li chiamano gli idraulici in Toscana? Come? Trombaio. Ah, trombaio? Trombaio. Sì, ma perché questo idraulico è bello, buono. Trombaio. Ah, sì? Solitamente. Comunque, la mia Dolores mi ha chiesto di andare su a casa sua, a Cuba, ma non sapevo che questa qui in un secondo gli avesse lasciato il bigliettino, sì. E io mi trovo da solo per fare le pulizie di casa, mi trovo molto bene. Basta, non ne posso più, ragazzi, basta. Postino suona sempre due volte. La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Tu
sei un innovatore, sì, un percursore, sì, sei, beh, insomma, sei uno diverso da tutti gli altri, ma sei anche uno irriverente. Sì. Ecco, perché tutto questo, Piero? Non lo so, perché da bambino sono stato molto solo davanti alla televisione, a guardare la televisione, la TV dei ragazzi, poi vedevo i grandi show in bianco e nero, perché vengo anch'io da quella televisione. E allora a un certo punto, quando mi è stata data l'occasione di fare la televisione, mi sono detto, devo fare tutto quello che in televisione non ho visto. Questa sera il prodotto che andiamo a presentare è conosciuto in tutto il mondo, usato da grandi e piccini in mille modi diversi. Sto parlando del nuovo detergente al gusto d'arrosto Papi, l'unico che ti garantisce una pulizia totale del water, come questo gentilmente concessoci da Don Lurio. Grazie Don. Quando poi la fortuna, perché quella ci vuole sempre, ho incontrato un direttore come Angelo Guglielmi, io gli ho detto, direttore, io so che lei vuol fare una televisione sulla verità, una televisione sulla realtà. Ma è vero che lui non guardava mai la televisione? No, non la guardava, e infatti faceva una buona televisione perché non era mai condizionato a quel solito processo imitativo che tutti hanno. Cioè, tutti vogliono fare una televisione che già hanno visto per non avere rischi. Invece la televisione che faceva lui e che mi ha trovato d'accordo era quella televisione che non c'era. Tant'è vero che quando si insediò, la prima cosa che chiese ai suoi capi struttura fu: portatemi qui solo gente che non è mai stata in televisione. In televisione, stupendo. Sono le 23:30 di una notte stellata a Rimini. Sandro Paternostro e Assunta Melzi decidono di andare a ballare. Ma su di loro incombe il proibizionismo, che da queste parti è sentito come a Chicago. Niente alcol, niente decibel, tutti a nanna a mezzanotte. Questo è il disegno di legge presentato in regione dall'assessore Chicchi, sostenuto a sua volta dal movimento Mamme Anti-Rock. Riusciranno Sandro e Assunta a ballare sino alle 5 gli indiavolati shake delle discoteche romagnole? È quello che scopriremo in questo servizio. Amici telespettatori, siamo qui al convegno con... Il chiambrettismo, che cos'è? Uno stile di vita o la TV che hai inventato tu? Ma il chiambrettismo è un neologismo che credo che non sia però all'interno di un dizionario, però è uno stile, una griff. Qualcuno dice che io abbia fatto per 30 anni lo stesso programma, e magari è vero. Io credo che il chiambrettismo sia fare la televisione da artigiano. Una volta ero l'artigiano del tubo catodico, adesso non c'è più, certo. Sono semplicemente come un calzolaio, un arrotino, con molta attenzione, perché come diceva qualcuno, Dio sta nei dettagli. E poi lavorando 9 ore al giorno, cercando di non tralasciare nulla e avere il rispetto del pubblico. 1, 2, 3, alza il volume nella testa. Ma è un compleanno? No, è una festa, puttana party, ovviamente. Signora, non le sembra un po' osè questo locale dove ci ha portato Sandro? Ma davvero? Sono rimasta? Non l'avevo mai visto! Te l'avevo detto di non venire in discoteca! L'assessore non vuole! Aiuto! No! Ce l'ho fregato! No! No! Lasciatemi libero! Ma in mezzo a queste donne nel cui ventre è custodita la vita e la lussuria! Ti hanno proposto molti programmi, per esempio questi che si fanno nel pomeriggio, la sera, i vari reality da presentare. Perché dici sempre di no? Ma non ti piacerebbe fare una cosa così un pochettino diversa? Ma no, perché lo fanno già in tanti. Io credo che è bella la varietà delle proposte che la televisione dovrebbe, perché non lo fa più, dovrebbe dare. Cioè dare spazio a programmi diversi che possono piacere magari a un pubblico un pochino più ristretto, ma che tornerebbe a guardare la televisione se i prodotti fossero variegati. Quindi fare programmi che fanno gli altri o che hanno già fatto, in qualche modo mi troverei in difficoltà. Siamo in ritardo, non è.
chiaro? Io devo chiedere alla regia. La regia chiede a loro. Io mi posso mettere a strillare, ragazzi. Sto facendo una diretta, eh. Io devo chiedere alla regia. La regia chiede a loro. Non posso mica mettere qua a strillare, eh. Sto facendo una diretta. Per fare la TV bisogna avere sempre delle buonissime idee, no? Mm. Ecco, com'è che ti vengono a te queste idee? Guardi, perché tu sei uno che studi dal mattino alla sera. Io ho avuto la fortuna di lavorare con te e vedo che tu non hai bisogno neanche di autori, tu c'hai tantissimi autori, è lì come se fosse il tuo pubblico che ti ascoltano, se uno ti dice qualcosa tu gliela bocci, perciò fai tutto tu. No, perché a me piace vedere le persone con le quali io lavoro e io voglio cogliere magari qualcosa di speciale. No, ma semplicemente nel corso degli anni si acquista della personalità, dell'autostima e più che altro dell'esperienza. Sì, perché un'idea è buona quando poi viene realizzata bene. E quindi a me è capitato negli anni di crescere insieme a un gruppo, è sempre lo stesso ormai da più di 15 anni, e quindi ognuno ha un suo ruolo specifico. La partenza dell'idea è sempre la mia. Però poi c'è la finalizzazione. Un'idea è buona innanzitutto quando la si fa, perché io ho sentito milioni di idee che non ho mai visto. E un'idea, ricordati, è giusta quando non è né troppo avanti né troppo indietro. Lei è una single? Sì. Ma per scelta o perché non trova? No, per scelta, ho anche trovato però. Ha trovato? Ma lì nel giro nostro o roba fuori? Absolutely no! Ma gente che mangia bistecche, popcorn, Fanta, quella roba lì o che cosa? Manager di Wall Street. Chi è che ha acchiappato? Non si può dire. No. Ma perché tu dici che la TV è un pezzo di lardo? A me mi dà l'impressione di una cosa grassa. Sì, il maiale, così, il maiale. Ecco. Perché? Beh, perché del maiale non si butta via nulla e nella televisione è uguale, nel bene e nel male. Molte volte le schegge sono meglio dei programmi. Certe altre volte la pubblicità è meglio dei programmi nei quali è inserita. Sta attraversando un momento difficile la televisione, ma d'altronde il mondo sta attraversando un momento difficile. E una televisione non può essere meglio della realtà che la contempla. Ma